Beh, ovviamente un grazie per l'accoglienza. Io credo che la mia presenza qui oggi è doverosa dopo 2 anni e mezzo di difficoltà, di momenti difficili. Credo che sia giusto che le istituzioni, attraverso anche la presenza sul territorio, testimonino vicinanza a tutto il personale sanitario per tutto quello che hanno fatto in questi 2 anni, per quello che stanno facendo e per quello che faranno. Quindi sono contento di essere qui e credo che se l'obiettivo è quello di ridisegnare un sistema sanitario nazionale più vicino ai territori e ai cittadini, credo che realtà come queste sono realtà fondamentali, realtà strategiche per creare quella rete che permette di avvicinare certamente i servizi ai cittadini. Quindi un grazie ovviamente, un grazie per tutto quello che è stato fatto e credo che ho percepito una cosa bella qui, che non è scontata. Ho percepito una bella squadra, una squadra coesa che lavora insieme per un obiettivo comune. Credo che questo sia uno degli insegnamenti che la pandemia ci ha lasciato. Le grandi sfide si riescono ad affrontare se si riesce a fare squadra, se ognuno si sente messo nelle condizioni di poter dare il proprio contributo e se ognuno si sente protagonista di questo cambiamento. E mi pare che qui, visti i risultati che avete raggiunto, di cui ovviamente non posso che complimentarmi, anche il ridare la possibilità ai cittadini di poter ricevere cure nel territorio. Questo è un aspetto importante, che oltre che un aspetto clinico è anche un aspetto umano, perché poi voi lo sapete meglio di me, nel vostro mestiere quotidiano non basta la competenza, non basta la professionalità, ci vuole anche una componente umana che talvolta è quella che fa la differenza, perché e questo è un valore aggiunto che ovviamente voi ogni giorno nel lavoro quotidiano portate nei confronti dei nostri concittadini. Sicuramente questa è una struttura che ha tutte le carte in regola per essere potenziata ulteriormente, quindi individuare insieme percorsi, e da parte mia ovviamente massima disponibilità, e raccolgo la sollecitazione riferita al finanziamento, perché anche questo è un problema che dobbiamo risolvere nel nostro paese, cioè il tempo che passa tra l'assegnazione dei fondi e la messa a terra dei fondi non possiamo più permetterci, dobbiamo anche qui capire se ci sono delle procedure da rivedere, ci sono delle regole da riscrivere, riscriviamole. Io ho la delega all'edilizia sanitaria, ecco, e c'è il meglio. E ho scoperto che ci sono 11 miliardi di euro assegnati alla regione per l'edilizia sanitaria a partire da 18 anni fa e non sono ancora stati non spesi, ma in alcuni casi non sono stati ancora neppure sottoscritti gli accordi di programma. Cioè non si è ancora deciso come spenderli. Ecco, su questo credo che ci voglia un'assunzione di responsabilità da parte di tutti e credo che una responsabilità da parte della politica, ovviamente faccio autocritica perché è una riflessione che rivolgo prima di tutto a me stesso, credo che dobbiamo sforzarci di non far entrare il tema della sanità nel dibattito, nello scontro politico. Quando parliamo di salute e di sanità la politica dovrebbe unirsi, perché l'obiettivo dovrebbe essere l'obiettivo di tutti, univoco, garantire quel diritto che è scritto nella nostra Costituzione e che dobbiamo tradurlo in fatti concreti, in atti concreti. E talvolta, tante volte, i ritardi invece sono dovuti a scelte politiche che cambiano, che siccome magari anche discussioni, dibattiti politici, dove il tema di dover realizzare una struttura diventa un elemento di contrapposizione. Questo alla fine il risultato è quello di allungare i tempi. Mi auguro che su questo ci sia da parte di tutti, ripeto, un'assunzione di responsabilità nel traguardare insieme quell'obiettivo. Il tema del personale è certamente un tema nazionale sul quale dobbiamo certamente prendere decisioni. Io credo che le questioni siano sostanzialmente due. Io trovo che non sia giusto delegare a un test d'ingresso e misurare la meritocrazia di chi può seguire un percorso di formazione sanitario e di chi non può seguirlo. Io credo che dobbiamo dare la possibilità ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze di iniziare questo percorso e dargli il tempo per comprendere se quello è il percorso corretto, e allora, come succede in altre realtà, in altri paesi, dare degli obiettivi, dopo 1 anno, 2 anni, chi ha raggiunto gli obiettivi prosegue e uno ha il tempo anche di prendere coscienza. È una selezione dove veramente il concetto di meritocrazia è quello che fa la differenza, ma la meritocrazia non la puoi misurare
con delle crocette, la meritocrazia va misurata nel tempo. E poi io credo che con l'università, ne parlavo prima col direttore, dobbiamo fare uno sforzo di una condivisione maggiore, il tema della specializzazione. Io credo che dobbiamo creare le condizioni affinché i medici specializzanti arrivano il prima possibile in trincea sul campo, perché io credo che si potrebbe raggiungere due obiettivi positivi: avere più personale a disposizione, ma avere anche medici più formati, perché poi voi mi insegnate che ciò che ti forma è la quotidianità del lavoro, e credo che su questi due temi potrebbero, dobbiamo fare uno sforzo per arrivare a dare delle risposte, così come la questione legata alla maggiore specializzazione degli infermieri. Io credo che anche su questo dobbiamo fare una riflessione: specializzazione dal punto di vista professionale e gratificazione dal punto di vista economico. Allora creare delle nuove figure che possano, che hanno bisogno di una formazione inferiore e che possono essere immesse nel sistema in tempi più rapidi e possono dare un sollievo alle strutture. Ripeto, questi sono tutti i temi su cui il Ministero sta ragionando. Abbiamo davanti a noi una grande opportunità, quella dei fondi del PNRR, e credo che abbiamo anche un altro problema da affrontare, da risolvere, quello della omogeneità delle risposte sul nostro territorio nazionale, perché la pandemia ha messo in evidenza, ahimè, come ci sono delle criticità, e non a caso tutta la partita dei fondi riguardanti la digitalizzazione della telemedicina l'abbiamo tenuta noi a livello centrale, perché su questi temi c'è bisogno di condivisione dei dati, cioè non può più succedere quello che è successo durante la campagna vaccinale, che per un milanese che viene in Sicilia per potersi vaccinare abbiamo dovuto fare perché c'erano delle piattaforme che non dialogavano tra loro. Io credo che questo è un tema su cui lo Stato si deve riassumere la responsabilità di garantire una risposta omogenea su tutto il territorio nazionale. I temi sono tanti, le sfide sono sfide importanti. Credo che questa però è anche una grande occasione, una grande opportunità, un'occasione anche per la politica, per riallacciare quel rapporto di fiducia e di dialogo con il territorio. E credo che alla fine, nel disegnare un nuovo sistema sanitario nazionale, ci vuole anche un approccio diverso, un approccio che qui ho trovato, ma non lo dico, una sanità che non si prenda cura solo della malattia, ma che si prenda cura del paziente. E guardate che può sembrare una banale differenza, in realtà è un cambio radicale dell'approccio e anche nel dare risposta a quelli che sono i bisogni. Allora anche l'esempio che ho trovato qui di un'ottima integrazione con il territorio, ecco, questo deve essere l'obiettivo, perché se riusciremo a fare questo riusciremo finalmente a avvicinare i servizi ai cittadini e riusciremo a dare risposte a quei bisogni di salute che oggettivamente ci sono. Le condizioni io credo che sono positive. Oggi fortunatamente c'è la consapevolezza che destinare risorse alla sanità non è una spesa ma un investimento, perché in un paese non ci può essere crescita e sviluppo senza salute, senza sanità. E quindi credo che dobbiamo proseguire su questa strada. Ovviamente per quanto riguarda la lotta alla pandemia siamo ancora in una fase da attenzionare, da monitorare. Io dico sempre: prudenza sì, responsabilità sì, paura no. E credo che i cittadini hanno bisogno anche di messaggi rassicuranti e di comprendere che la situazione siamo in grado di gestirla, soprattutto a fronte di 2 anni e mezzo di esperienza e a fronte che siamo certamente di fronte a uno scenario completamente diverso rispetto a un anno fa. Oggi abbiamo i vaccini, abbiamo le cure, abbiamo tante opportunità, e questa sfida la vinceremo se continueremo a percorrerla insieme, ognuno con le proprie responsabilità, ognuno con i propri ruoli. Quindi io vi ringrazio ancora per questa bella realtà, dove si vede e si percepisce che c'è voglia di fare, c'è voglia di mettere al centro il cittadino con i propri bisogni, e credo che sia lo spirito migliore, che è quello che ti permette anche di raggiungere risultati importanti e ti permette di dare le risposte ai cittadini, che poi è la missione che ognuno di voi cerca di intraprendere ogni giorno in questo lavoro straordinario che fate per le nostre comunità e per i nostri cittadini. E ovviamente, concludo, è anche l'occasione mia, perché credo che le istituzioni, in questo caso il governo che mi onoro di rappresentare, sia giusto che venga sul territorio per mostrare gratitudine a tutti voi,
nella consapevolezza che rappresentate un patrimonio per il nostro paese, e quindi come tutti i patrimoni, come tutte le eccellenze, devono essere custodite, devono essere preservate, devono essere aiutate a crescere per creare le condizioni affinché possiate esprimere ancora meglio le vostre competenze, le vostre capacità e la vostra voglia di dare risposte ai cittadini. Questo è, credo, debba essere il compito dell'istituzione, il compito della politica. Quindi occasioni come queste sono importanti per rendersi conto che su territori ci sono realtà che funzionano, ci sono realtà che riescono a dare le risposte di cui i cittadini hanno bisogno, ma sono anche occasioni per recepire quelle che sono le istanze, quelli che sono i bisogni, e insieme farcene carico, ovviamente, in un impegno che è un impegno che ognuno di noi deve avere e deve sentire la responsabilità di avere nei confronti dei cittadini. Quindi sono io che ringrazio voi, ringrazio tutti, forze dell'ordine, sindaci, ringrazio la stampa che, devo dire, è riuscita a seguirci nonostante abbiamo provato a cambiare percorso, ma a parte le battute, grazie anche alla stampa, perché quando si parla di salute e sanità è importante anche testimoniare, no? le presenze, credo che è importante anche testimoniare certamente le cose che non funzionano, ma è bello ogni tanto mettere in evidenza che ci sono realtà dove la squadra ha lavorato bene, c'è un bel gruppo. Ovviamente la squadra lavora bene quando è guidata bene, quindi i complimenti li estendo al direttore, a tutti i dirigenti, perché credo che sia l'esempio dove veramente si sono create le condizioni per avviare un percorso di crescita, e quando si avviano percorsi di crescita non bisogna darsi limiti agli obiettivi. Grazie. Grazie a voi. A nome della città all'onorevole Costa, rappresentante del governo, per l'attenzione nel essere qui stamattina. Un ringraziamento anche all'amico sindaco di Solarino Peppe Germano, che lo ha qui accompagnato. Questa è una realtà, come ha detto lei, che sta crescendo, e sta crescendo, ritengo, per un motivo che poi sono due. La direzione generale sanitaria dell'ASP, che pone grande attenzione a questo ospedale, che ringrazio, e il grande lavoro, e colgo l'occasione per ringraziare tutti i medici, gli infermieri e il personale sanitario, che in un momento difficile, in un momento non normale nella vita di un ospedale, stanno veramente gettando il cuore oltre l'ostacolo per ridare a questo territorio, e ci siete riusciti, perché oggi l'ospedale di Augusta torna ad essere riferimento, ed il merito è di tutta la squadra, non cito nessuno perché potrei dimenticare qualcuno. State riuscendo a dare a questo territorio, che è un territorio particolare, sottosegretario, questo è un territorio dove c'è una forte presenza, una zona industriale, la marina militare, il carcere, qui non ci manca veramente niente, e grazie all'impegno di tutti oggi l'ospedale torna ad essere riferimento in tutta la provincia. Quindi colgo l'occasione per ringraziarvi tutti e per ringraziare il governo nazionale per l'attenzione che ha mostrato oggi nell'essere qui ad Augusta, che non è una banalità, non è una cosa casuale che stamattina il sottosegretario sia qui ad Augusta e non in un mega galattico ospedale dell'Italia o anche siciliano. Quindi grazie di cuore a nome di tutta la città.